buonasera a lor signori. Ma soprattutto alle gentili fanciulle che stasera ci onorano della loro presenza, alle gentili fanciulle sopra e sotto i 20 anni. Ecco, lo sapevo che alla fine l'avrei dimenticato, ma avevano dato degli appunti su quello che dovevo dire. Ma allora sapete che si fa? Si fa alla buona, due paroline svelte svelte, così voi non vi annoiate e io mi levo subito sto peso. Allora, quella che vi si vuole rappresentare stasera è una fiaba, e come tutte le fiabe è fatta con gli ingredienti tipici di questo genere, e quindi un pizzico di realtà, un pizzico di fantasia, uno di poesia che non guasta mai, e per legare il tutto anche un po' di follia e qualche coglioneria. Il titolo è quello che avete letto: Chiusi di una volta. Già direte voi, ma di una volta quando? Diciamo, sì, diciamo un'85ina di anni fa. Oh, ben inteso, che le storie che vi racconteremo sono tutte vere, o almeno così ce l'hanno garantite i nostri informatori. Naturalmente, per poterle legare insieme, per poterle rappresentare, ci siamo presi qualche piccola libertà. E pertanto ci scuseranno e ci compatiranno quelli fra voi che hanno raggiunto o superato gli 80 e che magari troveranno qualche anacronismo o qualche battuta messa in bocca a un personaggio invece che a un altro. Ma il nostro scopo non era quello di fare una cronaca dettagliata e precisa della chiusi di 80 anni fa. No, abbiamo detto che deve essere una fiaba. E nelle fiabe è tutto permesso. Ma soprattutto nelle fiabe è permesso sognare. Oh, noi per regalarvi questo sogno ce l'abbiamo messa tutta, e speriamo di esserci riusciti. Però, accidenti, comunque l'ho fatta parecchio lunga. E infatti stanno arrivando i primi personaggi, che sono Beppe, detto il mago, un tipo strano, è uno che dice di sapere tutto su di una volta, e due ragazzotti amici suoi che si divertono a coglionarsi, insomma, avete capito? Ah, un'altra cosa, la scena parte da oggi, sì, dai nostri tempi, potrebbe essere stasera per esempio. Divertitevi! Ciao, ci si vede da poco. Praticamente voi così volete dire che noi giovani d'oggi non ci si è capito una sera. È tutto senza che estremista. Io volevo solo dire che sarà la televisione, sarà la musica che ascoltate, saranno ste cazzi di telefonini, ma vi state tutti a indirizzare, a canalizzare in un'unica direzione. Ma che fate, rifà il verso? Sono mica tu Paolo, tu dalla sbella si può fare il giro. Che poi la tua è la doppia mancanza di rispetto. In primis perché sono più vecchio di te e potrei essere tu Paolo, anzi no, tu zio, perché se no tu Paolo ti aveva drizzato per tempo. In secundis perché coglionato è un'arte, l'arte dei Menotti, di Telesfero, di Zenzero, di Eliseo, tutta gente che ora c'è più, ma voi non potete nemmeno capire che ci aveva dentro. Ma voi non ve la pigliate, tanto lui è sempre il solito cretino. Giusto. Piuttosto si diceva, tre cose a noi giovani ci stanno rovinando, la televisione, i telefonini e la musica. Rettifico e amplifico il concetto, non solo a voi giovani, a tutta l'umanità. Va bene, e posso essere d'accordo con lei per quanto riguarda la televisione, almeno in parte, i telefonini va bene, ma la musica. Oh, bella roba, casino e basta. E invece belline le vostre sviolinate di un tempo, Dai, via, oggi la musica è un'altra cosa, c'è il ritmo, c'è la grinta, il sound, c'è quella cosa che ti prende. Sì, qui, che ti prende, qui, alla bocca dello stomaco, tutte le volte che la sento, qui, alla bocca dello stomaco. Oh. Tutte le sere che si parla di queste cose voi fate così? Ma è più forte di me, noi vecchi mugli, come dite voi, la musica si ascoltava prima con le orecchie e poi col cuore. Voi invece la vostra musica, pum, 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 pum. Con l'orecchio la sentite più perché siete tutti sordi, e la sentite solo con lo stomaco che un giorno con l'altro vi si ripuntica e con troiai che mangiate sarebbe il meglio spettacolo col tomato, il ketchup e l'hamburger. Vado! Porra, mio amore! Ma tu, ma va via bestia, con te si può fare un discorso serio.
Oh, via mago, madonnina, siete sempre esagerato! Voi dite anche di saper scherzare, e lo scherzo infatti ci sta di male. Oh, oh, ma che c'è? Ora ci si diverte. Ma perché? Stanno proprio a Massimiliano e la zizia. Perché? Ma si sono 2 anni che ci prova con sta Giulia e non mi riesce di cavare il ragno dal buco. Venite via, sennò non si riesce a sentire cazzate che gli propina anche voi. Allora ti riesci. Sta bene. Zitti. Oh, però pensavo proprio che staresti bene. Senti, a me questo tipo di feste non è che mi garbano tanto. Oltretutto sicuramente farei tardi, avrei da ridire con i miei, insomma, non ci verrei, punto e basta. Ho capito, ma ci sarei stato anch'io, no? Perché? Questo dovrebbe farmi cambiare idea. No, no, per carità. Ah. Oh, comunque c'hai un bel caratterino, eh? C'ho questo e me lo tengo. Compiango il poveretto. Sta tranquillo che se dovrà dipendere da me, non ci saranno di questi poveretti. E invece ti sbagli, Bellini. Perché queste ne sono disgrazie che capitano, e non si può mai dire. Da un'occhiata che ho dato in giro, non mi sembra di vedere tanti soggetti che io possa rovinare. Chiaro? Oh, donna, come ti scaldi, scherzavo, Bel crostino, Bella quella orecchina, fammi un po' vedere. Ha una forma strana. Ma ne porti uno solo, che è una nuova moda o un'altra stranezza delle due? È molto bello, vero? Sembra antico. Ma è antico. Me lo regalò la mia bisnonna Giulia quando ero piccola. E a lei a sua volta gliel'aveva regalato la sua nonna Giulia, pensa un po'. Udelli quante Giulie per un orecchino solo. Non era un solo. La mia bisnonna l'aveva tutte e due. È una storia molto bella, molto romantica. Una di quelle che te ovviamente non potresti mai capire. La mia bisnonna lo regalò a un suo innamorato, un principe, che sparì misteriosamente. Addirittura un principe. Siamo proprio in piena fiaba. E oltretutto un principe a cattone. Perché sì. I veri principi, ora sì. Mi sbaglierò, ma mi sembra che gli orecchini, gli anelli, insomma, ste robe li regalassero loro, o no? Sei il solito meschino e non capisci niente. Io capisco che la tua nonna, con rispetto parlando, deve essere un po' gnocca. E per fargli lei regali di un certo tipo, anche bruttarella un bel po'. Beh, in tal caso è come se ce l'avessi davanti. In casa mi dicono che sono il suo ritratto sputato, fisico e carattere. Ah sì, Fior di granato, il nostro Massi è sempre più imbranato. Stavolta gli è bastato un orecchino per fare la figura del cretino! Bravi, bravi, sì! Proprio uno scherzo cretino, Ma di loro non mi meraviglio, ma di lei Beppe! No, ma non è come pensate voi! Io stavo per conto mio, non volevo nemmeno, sono loro che mi hanno... Via, ma sì, è vero, il mago non ha colpa, sono passati io e Marco, quindi se voleva fare uno scherzetto, via! Oh Giulia, dimmi che te la sarai presa. Ma di che? No, ma lo vedi allora. Ma è stato lui. Ma che è giusto qualche cosa, però senti un sacco. Se tu fossi la notte e la tua donna il mattino, chissà che bei colori avrebbe il tuo bambino. Lo lasceresti cadere soltanto nelle stelle, o gli farai conoscere e amare la sua pelle. Continuate, era bella, mi piaceva. Ma quanto sei profonda? La butti proprio sul sentimento. Zitto, bestia! Continui, era molto bella. Ma veramente me la so più. Oh, ma io non l'avevo mai sentito. Devo essere sincera, nemmeno io. Guarda, quando ho iniziato a suonare la chitarra con queste note e queste parole in testa, non vado più avanti di così. Peccato, mi dava un certo non so che sentirla suonare. Ma rieccoci con sto mago che riparte con sta storia della musica strappacuore, basta! Ora si suona. Franci, Franca! Sara, Sabri, venite qua! Ci state a curare il mago! Ma si può cantare, chi si canta? Un pezzo di Madonna! Like a bird!
vedete da andare a fare una girata, se una madonna me la può cantare io. Ma che gira, venite qua, venite qua. Ma che si va? Mago, ora, per fargli vedere che noi siamo seri all'occorrenza e che si sa anche cantare in una certa maniera. Quasi tutti, eh. Ora vi fa sentire una cosina che secondo me le può piacere. Boh, sentiamo. Ma che si fa sentire? Si fa quella che ho mandato sul telefono l'altro giorno. Le mandi tanto, ah, il testo! Quella di Plinio! Ma chi? Plinio il vecchio? Quella di Plinio! Plinio detto stronzo! Dalle mura del pensiero della cimina, e virtude le sue genti dalla cuda pallantina, scaturivan dalle mura del pensiero della cimina. Sono voci ormai lontane che a noi torna a suggerire di tenere da conto chiusi, di non farla mai morire. Era chiusi di una volta che ci batte dentro al cuore, chiusi povera maglietta con un animo signore. Era chiusi una volta che ci batte dentro il cuore, chiusi povera maglietta con un animo signore. Avete fatto proprio un bel regalo. Proprio un bel regalo, mi ci sono commosso guarda, che tempi ragazzi, Cetrolo, Gabito, mamma mia che gente, era gente che aveva una roba dentro che voi non vi potete mai nemmeno immaginare, guardate, ve l'ho mai raccontata che era il babito. Ah, questa settimana mai mago! Ma stai, allora, e il babito incontra un contadino amico suo che veniva su col calesso per la costa del Bottino col cavallo mezzo per la fatica, e allora gli fa: cavallo non va, stanco e vecchio porino, no, siete voi che lo sapete far andare, voi sei meglio te, no, volete scommettere, posso scommettere che se gli dico una cosina all'orecchio io il cavallo va, o provici su. Se non che il babino si avvicina a sto cavallo e fa finta di parlargli in un orecchio, solo che c'aveva in bocca un tizzone di sigaro toscano acceso, e quando arriva lì, pum, glielo sputa in un orecchio. Che dite sto cavallo anche il bruciore, corsi tutta la salita, poi il contadino mezzo arrovesciato a cassetta che gli faceva: dimmi che gli ha detto, dimmi che gli ha detto. È sempre più grosse, mago, sempre più grosse. Tutte vere, sì. Tutte vere. Perché io vi racconto che è il Menotti. Ma chi è il Menotti? Non sapete chi è il Menotti? No. Ah, Menotti era un tipo straordinario, un'intelligenza sopraffina. C'aveva un po' il vizio di far visita a pollai di chiusi e intorni, questo sì. E sicché la sera era con un compare suo a far visita a un pollaio qui fuori di Porta Lavigna. E mentre erano lì al lavoro, si affaccia il contadino mezzo insonnolito con lo schioppo in mano: questo casino nel pollaio! E Menotti: siamo noi! Noi chi? Siamo noi galline! Ah, meno male, pensavo fosse la volpe. Parecchie, ma parecchie, prima di finire Priaco Mezzo, meglio che vada a fare una bella pirata. Si va a letto, che è meglio, tanto questo capo, dove va? Giovanni, dove va? Sempre sti capelli, dove va? Capo bianco. Sempre a Massimo, mamma mia! Sì, andate, io penso. Sempre con Massimo! Sempre con Massimo! Sempre con Massimo! Giganti, pum, 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 spara! Mago, ma me la posso fare una domanda?
basta che Natacchia coglione anche te, se no mi... No, io per carità, mica so come quelli. No. No, è che sono rimasto parecchio colpito da queste storie, da questo signore, sto Menotti di cui parlavo. Per carità, saranno senz'altro vere, come lei dice, che a sentirle sembrano... Inverosimili. Invece no, no, garantito, sono tutte vere. Forse un po' ingigantite dal tempo, questo sì, il tempo si sa, cambia tutto, cambia la faccia alle persone, alle cose, e cambia anche le storie. Ma in sostanza sono tutte vere. Te però mi sembri un bravo scintillo, come mi petrolio. Mi dispiace di anzi di averti sciupato tutto con quella cinta, ma veramente non era colpa mia. Ma non si preoccupi, Mago. Tanto mi sa che anche stavolta non avrei compicciato niente. Ma proprio non ti riesce a far breccia nel cuore di quella figliola. Che volete che... Alle volte sembra di sì, che è fatta. Poi basta una parolina di troppo, fa un casino, bestia, che io non so come devo fare. Se sto zitto è peggio, è peggio, che mi fa, sono una mummia. Perché io non mi ci ritrovo con questa mentalità moderna, sta spregiudicatezza anche nel parlare. Scusa, ma te per esempio, ti voglio bene, gliela ma dico. Io di ti amo una donna. Ma mai, con i tempi che corrono sarebbe un segno di debolezza, mi farei mettere sotto subito. Vedi, sei troppo orgoglioso. E orgoglio e amore non vanno d'accordo. Sarà, ma. È che oggi nell'amore bisogna essere egoisti, cinici, furbi, spietati. Hai ragione. Io alle volte mi chiedo se per caso non sono nato in un'epoca sbagliata. Per esempio, no? Quando lei racconta ste storie, sulla chiusi di una volta. Io mi ci rivedo e mi sento perfettamente a mio agio. Io è lì che dovevo nascere, è lì che vorrei vivere. Ma lasciamo stare, che questi sono sogni stupidi. I sogni, però ogni tanto si avverano, no? Il mio non credo proprio. E poi come si dovrebbe fare? Chissà, basta magari trovare la formula adatta. La formula? Sarete mica un mago davvero come dicono? Che mago, il coglione, vedi? No, è che... per gioco ci si può provare, no? Proviamo una formula, ci vorrebbe... Code di rospo e cuore di civetta. Taglierato, no, una bestiolina più semplice. Prendiamo una mosca, l'animale. Poi ti metti su un piede solo, la prova fisica. Poi chiudi gli occhi e provi a chiapparla con la bocca, la stranezza. Ma a me questa più che la stranezza mi fa una cosa proprio schifo. No, aspetta che non è mica finita. Ci vuole anche il pentimento per un difetto tuo e il verificarsi di un evento impossibile. Perché via una mosca occhi chiusi sul piede solo e poi mi sembra un evento facile. Aspetta, ci so. Allora, l'incantesimo finirà quando riuscirai a dire ti amo a una donna e sentirai suonare la torre dell'orologio. Quello! Ma l'orologio di Ciarabatte! Quello! Allora è proprio impossibile! Che ne sai? Nei sogni e nelle favole che sono mezzi parenti, niente è impossibile. Ecco, possibile invece che io rimedio la ripulita dalla mia sorella se arrivo tardi a cena. Cito, mi ha fatto piacere parlare con te, ma ora bisogna proprio che vada, se no mi sistemano. Si finisce il discorso un'altra volta. Ciao! Arrivederci, mamma, grazie! Giulia, la mosca, l'orologio di Ciarabatte, l'incantesimo, sembra una favola di Anders, ma scemo io che mi ci confondo, che mi do il re. Ha ha ha!
zitto ora! Te l'avrò detto mille volte di un piglia a confidenza con forestieri, con tempi che corrono. Ma io volevo... Ma... Camilla, prepara, va. Allora, come avete detto che vi chiamavi? Bella serata, eh? Non vi ho mai visto da ste parti, ma non siete di qui voi, siete forestieri. Ah, venite dal Giacciano, siete qui con la famiglia. No, e chissà le domande che mi avrà fatto la mia moglie, scusate, non lo sapete come sono le donne, sono tutte in piccioni, io glielo dico sempre. Armida, cerca di essere più moderna, al passo coi tempi. Non siamo più nel 900 ora, siamo nel 1938. La gente ha bisogno di stare per conto suo, di essere rispettata, no? Ma avete detto è 1938? 1938, sì, l'anno di quest'anno, no? Ma 1938? Anno sedicesimo dell'era! Quanto fa lo strullo che il tempo l'hai! Oh, ma lo vedi che sto cito si raggio in piedi! Dagli piuttosto qualcosa per ritirarsi su! Se ci stieni qui davanti ci perdiamo anche di credito! Ha ragione, ha ragione! Oh, Giovinotto, accomodatevi, venite su! Mettetevi a sede che ora vi può portare un goccino di vino, vedrete che vi sentite rivisolati! Speriamo! Bevete sto vinsantino tutto citto, mi raccomando. Grazie signora. Signora! signora, sì! Ma quale? Quello che tieni lì sotto!
è quel tuo popolo! Ma che gli volevi dare? Questo ha bisogno di fisonomica del colpo di grazia! Speriamo almeno cambia di che pagare, perché quando vestono così strani come di città, merci tanti e l'hanno poca, disse quello che usava il maiale. Bravo Cinto, bevetelo tutto che vi stanno a ritornare colori. Grazie. Ma io vi starò dando un sacco di fastidio. Ma che fastidio, e poi se ci si aiuta fra cristiani, via! Piuttosto, è quasi l'ora di cena. Avete fame? No, fame no. Anzi, scusatemi per prima, ma non mi sono sentito tanto bene. C'ho tutta la testa proprio confusa. Veramente c'ho anche un po' di fame. Oh, sì. Meno male. Perché io stavo andando a cena. Allora qualcosa si rimette. Poco, perché domani è giorno di mercato e si stava a preparare, ma 2 fette di prosciutto e 2 di capocollo, eh? Va bene, grazie. Aspetta che io verso il vino. Ma... avete detto 1938? Giovanotto, io lo capisco che vi siete sentito poco bene, siete un po' confuso, ma a me mi è sembrato anche un pochino strano, E 3 volte ve lo dico un'altra volta, 1938, e per la precisione 21 settembre 1938. Allora non ho più fame. Prima avete fame, poi ce l'avete più. Mi fate le pizze come Citti? No, è che ho di che pagà! Ragazzi, come ci chiamo? A me scienziato! Buonasera a tutti e scusate il ritardo! Mi, sei venuto al lavoro? Troppo buona, Sì, ma non è per tu becco. Soldi? Soldi, un bicchiere di vino, vero? Soldi? Oh, che modi stasera, ma mi fidate? Quando è nuvolo meglio uscì con l'ombrello. Ma mica piove! Altri 2 così è per me oggi grandi, ma te lo dico io! Ma voi chi vi capisce? Ma quel giovinotto? Chi è? Camina, beve e fatti le tua! Voi state qui buono, che fra un pochino vi porto anche da mangiare, E per soldi vi preoccupate, ci avete la faccia onesta e so che prima o poi vi pagherete! E per quanto riguarda il mio marito, sembra così, ma poi alla fine... Signora, voi siete l'immagine della gentilezza! T'ho detto affetta! Affetta, al resto garantisco io! La signora garantisce! Ah, signori, io mi chiamo Massimiliano! Oh, ci informarrate! Quanto sei stupidino! Ho perso la memoria, se ne accorgerebbe anche il più strullo! Chissà che trauma deve aver avuto, ma vedrà che prima o poi gli torna e si ricorda di... Ecco, speriamo si ricordi anche di pagare. Mia, tu come si chiama quella cosa che l'amnistia? Ignorante, bestia, ti dice amnistia. Oh, fa tutto l'usa. Oh, Farnetano. Oh, mira che basta. Buonasera. Siamo arrivati soli? Che gli altri saranno andati a sniaulare a qualche altra parte. Dai, ci vedi, Un rossino, vai! Rosso! Rosso! Da me bianco, ma buono, Qui sempre bianco. Qui è tutto buono, ve lo dico io. Stasera si droga, se non arriva adesso, Speriamo che qualcosa succeda. Eccolo qua, da bere per tutti. Grazie. Ari, la salute, Che fa male. E caffè? Perché? Ma ti ho detto bene con le altre rosse. Ci dà mai. Ma si rimedia, vale di poco. Al cambio. Pronti. Allora, alla salute. 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 Accidenti alla fame che non c'era. Colpa la sete che zicava. Ma facciamo prima da fuori di capo. Oh, via, un farnetano. Vieni, buonasera a tutti, Vieni, date le carte da bere, via!
Oh, dentro c'è le carte, ma quelle buone. Qui è tutto buono, mi piace la ferugia, Capitano, fatemi un rosso anche a me. Giocate, sono Eliseo? Eliseo. Eccolo qua. Gabriele, già. Facciamo conti prima, eh! Non fate come il vostro solito! No, io. Vai! No! Dai. E mi raccomando, segni! Sì, 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 nella croce, dai! Vai! Comarelli, forza! Farnetana! Farnetana! Sta donna gli fanno convincere niente oggi! Don! Gioca in carta. Sì, sì. Ve lo porto subito il pane, Don Gino. Gioca in carta. Ho finito il pane, prego. Dietro la palla c'è quello più duro. Gioca in carta. Ma ce l'avete visto, là? Ce l'ho. Gioca in carta. To! Io gli ho trovato. Chi è? Te l'ho visto? Santo di quello, ma non dite niente al mio marito perché quello mi steccola. Io ve ne rendo merito, Farnetana. Però che questi meriti valgano, perché se ne ha tanto bisogno. Buonanotte, eh! Buonanotte, grazie, Farnetana. Dolci! Che c'è, Dolci? Quanti vergogni! Sei sempre a bere! E poi guarda anche compagnia! Ah! Io ero a fare la partitina, stavo zitto, io dicevo niente! Ma potessi, è peccato anche ascoltarli e basta! E poi è un po' di tempo che venghi più alla messa! Famo il patto, Don Gino! Un fiasco di vino al giorno mi vende anche l'anno! Vado in retro, Manigoldo! Queste sono cose che non devi dire nemmeno per scherzo! Ora il Manigoldo! Venite, signor Mendassi, che siamo quasi arrivati! Ora si mangia qualcosa e poi si va a cercare una camera questa notte! Grazie! Don Gino, buonasera! Buonasera! Don Gino, le presento il signor De Blasi di Roma! Buonasera, pace e bene! Buonasera! Venite, venite! Buonasera, gente! Buonasera, come vedete l'ambiente è un po' così, ma vi assicuro che è tutto travagesto e poi si mangia. Farnetano, questo è il signor De Blasi di Roma. Buonasera, piacere, accomodatevi. Mi sotto la macchina, cioè adesso ora li arriverà qui da Dindoni. Ah. Mi raccomando, le migliori specialità, che ci sa una certa fame. Per stuzzicato vincerei con un bel aperitivo. Sono notari, l'aperitivo c'è finito proprio ora. A Moncino Rosso. Piano. Benissimo. No, per me no, Edino, grazie. Ma è a stomaco vuoto. Però per tutta la polvere che ho mangiato gradirei un bel bicchiere di latte. Con orzata e menta. Grazie. Vino no, eh. No, un bel bicchiere di latte con orzata e menta. L'orzata poco. Oh, grazie. Che si fa? Il latte ce l'ho, ma per l'assuntina, per il suo figliolo. E la menta, oh. E metto un bicchiere di latte, qualcosa più credo. E l'orzata? L'orzata? Sarà occhio, no? Certo. Bel bicchiere di vino per sor notari. Ma io ne era bianco. È uguale. E la dementa per il nostro ospite. Ma che cos'è questa roba? Noi è chiusi, la dementa si fa così. L'orzata? C'è anche quella, poca come poca, poca. Ma c'è anche quella. Proviamo. Oddio, la vera! Mi è anche piaciuta. Ma è buona! Oh!
carità! Ma poi gli devi cantire! Ma chi è chiusi mica si frigge con l'acqua, eh! Ora però fate meno levato perché a me mi fa un sì, po'. Sì. Ma direi adesso anche qualcosa da mangiare, sì. Accomodatevi, sì. Allora sentirete il prosciuttino che ci portano. Ecco. Oh, grazie. Ora appena si è finito si va a prenotare la camera. Ma la fisso solo per stanotte, tanto per domani pomeriggio la macchina è pronta. Speriamo che il posto trovi nel radiatore. Ma per quello state tranquillo. Piuttosto pensavo che domani ci avrete da impegnare la mattinata. E qui a Chiusi non è che c'è tanto da vedere. Io, se voi non avete voglia di dormire troppo, domattina vi faccio. Mi piace la caccia, mi piace. Solo che io non sono munito di fucile. Ma quello non è un problema, due schioppettate me le fottirà io. Sono minore. Buonasera. Buonasera, partigiano. Buonasera, Menotti. Rotto di rosso. Pronti. Liseo. Mi fate compagnia? Sì, di rosso. Sono il piano. Allora, ma ce l'avete parecchio sto vino? Quattro damigiane piene. Ecco, allora quando l'avete finito fatemelo sapere che ci ritornerò forse. Menotti, ma andate retta, è vino d'uva. Venite qua, ci deve avere la rimanenza di quello dell'anno scorso. Ecco, bravo, guardici quello qui al tavolo del notario del nostro ministero. Buonasera. 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 Le presento Menotti. Piacere, De Blasi. Piacere. Di Roma. Menotti. Di dove? Di Chiusi, di Chiusi. Ma mi è sembrato di senti che domattina volete andare a caccia. Domattina si va a caccia. Siete cacciatore anche voi. Cacciatore? Caro De Blasi, e di che tinta fuori? Meglio di voi, Menotti. Con vostri sistemini, ma quale sistemi? È sempre tutto regolare. L'altro giorno, per esempio, sarà a caccia con Severino giù alle macchie comuni, no? Gira, non si era trovato niente. No, ma no. A un certo punto o non ti si imbattono in un ocone bello, bianco, a occhio e croce sarà stato 10-12 chili. Lo struzzo! Era evidente che l'avevano abbandonato grosso in quel modo per governarlo più. E che fine ha fatto l'occio, meno? Che fine ha fatto? Ci siamo mossi a compassione, due schioppettate e l'abbiamo portato via. Solo che ci sarà il piombo fino petordi, capirai? Merci che il loco l'avranno sentito dal porto. Per non farlo merciasse infilato dentro al sacco. E io per tenergli il collo perché ho merciasse, mi sospendo tutti i diti delle mani. Ma capirai. Ma quello che è successo a me quell'altra settimana. Ero giù alle torri, a caccia. Pimpo. Ma avevo sparato tutta la mattina, finito le cartucce, senza vedere manco una penna. No! Aspetta! E venivo a casa. A un certo momento, zam! Da una greppa parte un lebrone. E che avete fatto? Che ho fatto? Mica mi sono perso di coraggio. C'avevo le bullette in tasca. Ho caricato il fucile. Pam! L'ho inchiodato a Napoli. E la sega, quando ci vuole, stai ad ascoltare. Voglia, tira, è un veniva. L'avevo inchiodato proprio bene. Ora che fu? La seghina che l'ho sempre con me dietro. Sega sotto, ho riportato a casa la lepre e il ceppo, così non ho preso soldi nemmeno per cuocerla. Compagnia è troppo simpatica e quando la compagnia è buona nessuno deve rimanere con la gola asciutta. Giusto. Qui, bravo. Signori, se non vi offendete, e chi offro da bene a tutti. Bianchi e rossi come vengono. Grazie.
Raccontato quella di sabato mattina che mi è capitata di andare a caccia giù al lago nel padule. A un certo momento a metà mattina ti vedo la beccaccia che rientra. Guarda, bam! Sì, secca come uno straccio. Io la scoppi è andata a cascare di là della presa. E ora come? Non l'avevo, ma io ci vuoi vedere, lo scarpone, rovescio, calzone, attraverso, quando so di là, ritiro giù le rovesce, vero? Non vi immaginate quello che c'era dentro, ma c'era. Persi chi c'era, c'era di tutto, la rete saliva dentro, comunque un ero di quel mi metto a cercare sta beccaccia. Guarda di qua, guarda di là, guarda, guarda, guarda. Oh, a un certo momento, sta bestiolina mentre cascava precisa sopra un librone grosso. Oh, le aveva sfondato il capo. Ascolta, non è finita. Sto lepre raspa, 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 ha fatto una buca, una buca, una buca. Oh, quando ci sono andato a vedere, saranno stati tutti i figli di Italia. Ah! Ecco, buonasera a tutti! Vieni qua che si beve il goccio, vai! Sì, grazie, Mannetano, porta un bicchiere per Altimino! Goccine e pasta perché sono ben venuto e bevuto da casa! Ma dove siete stati? Sono stato alla fiera Acetona a comprare una decina di ringhe e le ho scelte tutte belline, con l'occhino vispo, che da quanto erano vispe, quando sono stato al ponte dell'Astrone un m'hanno risentito l'acqua. Una porta, là, chiappa, chiappa, chiappa. O te, mi c'è rimasta questa sola perché mi ho dato una bocca tutta da ancora. Oh, 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 accidenti, le ringhe del signor Altimino mi hanno messo una sete, quindi se non vi offendete... Non ci sono offendete! Bestiacce, socio Blasi, bestiacce! Ah, oh, no. L'altro giorno sono stato a pescare là, ma attaccato uno, ma sarà stato ma a di poco, se chi è 100, se chi è 2, una bestia! Il mio no! L'altro ieri era a pescare giù allo sbocco della pelle, madonna, a un certo momento sbaglio un gioco con i bracci, oh, a momenti me le rompe e poi ha cominciato a tirava, oh, tirate che tiro io, tirate che tiro io, a un certo momento ha sbarbato là, ma quando non tiro, oh, per tutto il lago. E poi a un certo momento è intufato nelle canne, e un po' più retto, è andato giù allo sbarco di Vengone, è salito nel poggio lassù, sotto al Baiano, ha sfuggitato, non l'ho più visto. Ha preso gli appennini, ha preso gli appennini. Anche voi siete pescatore come il signor Eliseo? Sì, ma no, come lui, io ho i miei metodi. L'altra mattina, per esempio, tu passaiolate tre nane. No, lasciatemi! Via,
Allora, ma me la volete far fa sta scureggia in pace, signor? Vabbè, qui cominciano a curare le civette. Sì, sarebbero le sbronze, così. Ma, oh, ma le sbronze, ma mai come quella di ieri sera, lì è il vezio. O si tornava da Pozzuolo con la bicicletta. Ah, scusate, al porto, vezio fa. Sapeva il goccino? Che? Beveva, no. Si ferma le biciclette, si entra, un goccino ora, un goccino dopo, un goccino ora, un goccino dopo, si è fatto mezzanotte. Briachi tronchi. No, no, no. Siamo usciti, madonna, voilà. Rimonta nelle biciclette che per l'appunto si erano posteggiate all'incontrato. Si monta a queste biciclette, pedala, capirai, perché la nana 10 pedalate giù una crepa. Si rimonta altre 10 pedalate giù che l'altra crepa. Si è pedalato tutta la notte. A un certo punto, le prime case, chi si incontra? Peppino di Pozzuolo, quello che fa il muratore. Sì, sì. Il vecchio gli fa: oh Peppi, ma che ci fai a quest'ora chiusi? Che ci fai chiusi? Ma che ci fate voi a Pozzuolo? Mattina si vuole andare a caccia, sarà meglio andare a letto. Allora, la saluto, signori, è stato un piacere. Grazie, grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Signor De Blasi, domani mattina ci troviamo qui, che già conoscete il posto. Va bene, va bene. Andiamo a cercare la casa. In calzoni me ne butto. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Peccato, ci si divertiva, Ci credo, che vincevi, Facile così. Accidente alle modernità, Chi mi ci accompagna a casa? Ci raccompagnerò io. Prima al portone di casa c'avevo una serratura di quelle di una volta, no? Con la chiavona grossa così, che anche se eri ubriaco ci chiappavi tranquilli. Ora me l'hanno cambiata con ste sedine moderne! Che arrivo a casa ubriaco e non ci chiappo! E tu c'è qualcuno che mi aiuta a sbirare! Non ci chiappo! Sì, vai! Vai! Mettetele le barre! Vai! Ma poi quando lo sveglio che è freddo fuori, ma non lo vuoi mandare su
Ma mica si può portare Don Rico con noi? Oh, che c'è, il solito strullo! Lascialo qui, no, dove che va? Mario non starà, lasciano lì. La Giulia non è avvisata. Sì, domani viene prima di noi apre. Vai, vai, meno vai. Meno male, se ci fosse che la città qui come si farebbe? Mio come dorme. Doveva vivere nel passato e è stato accontentato. Ma non sa quello che l'aspetta ancora. Volete sapere come va a finire? Un attimo di pazienza e vi si racconta. La notte sta per finire. E il giorno dopo è il giorno di mercato. Ascolta, ma che hai portato? Che c'hai? Certe scarpine nuove, altre... Davvero? Ma dopo vengo, eh? Dopo vieni. Ma anche te capita, eh? Sì, sì, sì. Fammi vedere che hai portato stamattina. C'è un po' di roba, eh. Aspetta, mi danno un'occhiata, mi danno un po' di roba. No, questo lo devo mettere via. Aspetta, c'ho le ringhe, ma la ringhina mettimela via. Ma lo so, se mi viene troppo malanza. C'ho peperoni, tu ci vuole. Io voglio l'acqua. Va. Buongiorno. Buongiorno. Aspettavo per Romano per andare a caccia. Ma non si è visto, eh? Sono 3-5, ma... arriverà, via, su. Pian piano arriva, ma non vi preoccupate, no. Buongiorno. Scusate il ritardo. No. Buongiorno a voi, signor De Blasi. Si va? Pronti. Però c'ho un problemino. Ho da riportare sta tavola a un contadino che sta giù proprio dove si va a caccia, vicino al lago. Date a me, ci penso. Ma ora mi dispiace. Ma si figuri, quando sono stanco ve lo dico. Seguitemi. Sornotari! Sì? Buona caccia! E ti pareva, strega! Genesia, meno male che ci siete. Oh, e sono rimasta senza zucchero anche oggi. Madonna, ma ancora? Ma aspettate che ve lo do, eh. Quando l'ho messo stamattina? E ce l'ho, eccolo. Ma il vostro marito non l'avete lasciato a dormire, no, come al solito. Per carità, non mi parlate di quel Barabba. Anche stanotte è ritornato alle 2, lui e Luca. C'avevano una civetta. Sono cascati nel letto come due pezzi di marmo. Io berci, e lui... E l'amico Luca dorme con noi, che un siamo riusciti a aprire la porta. E giù, sono cascati come tu chiri. E Genesia, e mi è toccato andare a dormire in cucina. Me, eccolo che arriva il vostro marito. Me, eccolo. Guarda. Ma se... Non t'ho lasciato nel letto! Briaco! Quello era Luca! 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 Oh, madonnina, che faccenda! E gli ho dato anche il bacino prima da me! La camicia dov'è? E ne fanno sport! E io come fa? Ascolta, Enrico, t'arrangi perché io sto sfaccendata la mattina e la sera e mi sono bella e rotta, ha capito? Lo sai che si fa? Mio, quante ce n'è? E perché? Andate qui, quando ridotto chiuso, pieno di buche. Golfo, me la date la mano a scaricare questa botte che la voglio a portare al mercato per essere di riesce a venderla. Pronto. Me la dai la mano? È piena o vuota? È vuota, ma non so se riesco a venderla oggi. Tanto com'è? Mettiamo anche il vassoio per le offerte, va? Non si sa mai, qualche buon'anima. Guarda le portine, va. Mettiamola qui sopra che si vede meglio. Si può a vendere. È dura. Ma che ti frulla per capo stamattina? Ma mica ce l'ha un'altra delle tue? No, a dire la verità c'ho una delle vostre. È un pochino lunga di mani per stretta di collo, ma li fa una sera. A me mi sa che te, a furia di bere, ti sta andando anche il capo. Buongiorno. Ah, buongiorno, reverendo. Che è sta novità? Gli fate prendere aria? No, è che si sta pure in la chiesa e se no chissà come si conciava. Questo! Mi deve essere avanzato ieri sera, vedi?
Quello! È un sassato, eh! Oh! Ma svegliatevi che sono cappuli meno lunghe, su! Giulio! Giulio, ma te ci fai? Oh, che io non so come fate a sapere il mio nome, ma se fate un passo avanti questa parola mi ha dato nel capo. Ma Giulia, via, sono Massimiliano, ma mi... Scusatemi, eh. Ecco, mi avete svegliato così all'improvviso, no? Poi ieri sera devo aver bevuto troppo, non ci so abituare. E il mio nome, allora com'è che lo sapete? Perché... Cioè, io praticamente... Boh, lo so, mi è venuto così. Strano, che siete, indovino? Ma che indovino? Ve l'ho detto. Mi è venuto così... L'ho sentito di ieri sera a sto tavolino. Ma per caso voi avete una nipote che si chiama Giulia? Nipote? Io? Ma che siete matto? Ma io sono signorina, ma mi vedete? Oh! Buongiorno Giulia, sei già qui? Massimiliano, com'è andata la notte? Bene. Con tutti quei bagordi. State buono qui che vi porto una bella tazza di latte. Giulia, vieni con me. Donne, donne, una cipolla, volete una cipolla? Donne, stavo, non mi metti lo stesso prezzo, no, ma che pensi? Ci siamo anche noi che si deve vendere qui, Ma la cabina! Donne, regia, su, una cipollina, prego! Andiamo, donne, forza! Via, su! No, ma che, ma figuratevi, anzi... Scusatemi voi che sicuro mi avrò spaventato. Oggi veramente un po' strano eravate, Ma me la fate compagnia? Farebbe un sacco piacere. Ora non posso, signor Massimiliano, c'è tanto da fare. Però me lo fate un favore a me. Chiamatemi Massimiliano. Anzi, Massimo. E datemi del tu che col voi, con voi. Anzi, con te. Non mi ci ritrovo. Come correte? Non sta bene, sapete? Comunque, toglierò il signore, se può far piacere. Va bene, Massimiliano? Mi fate felice. Oh, buongiorno, Don Gino! Oh, che avete aperto la succursale? No, è solo per oggi, perché si sta pulendo la chiesa e ci sarebbe stata di impiccio. Grazie. Ah, e ti hai fatto bene, ti hai fatto bene. Ma attento però con questi soldi qui, vorrei con i tempi che corrono. Oh, ma questi sono soldi del signore e nessuno se l'ha toccati. Una lira e 20, 30, 40, 50, anche troppo generoso, signore. Oggi forse si mangia e ci scappa anche un bel cero. Oh, via, può fare la benedizione al volpaio. Arrivederci. Buongiorno Cinesia. Buongiorno, oh, che bella rovina. Ah, che faccia di peperoni, ragazzi. Salute tanto. Ma sì. Bella. Oggi il buristo, eh. Ah, speciale poi, Ma mio, che bella botte che c'è. Bella. Quanto la fa? Una lira e 80. Manco un soldo di meno, No, ma ne vale tutti, tutti. Ma non vi fate fregare come il vostro solito, Tranquillo. Meno di una lira 80 da qui la botte non si muove. E fate bene, fate, altro qui. Venezia, buongiorno. Un par di scarpine. No, dice che vanno bene, ma mi pare un po' meno prete. Allora, sono venuta bene. Oh, via, sentiamo, un po' così. L'ho scritto così mi ascolta. Oh, via. No. Ah, beh, ora. Tu... Du string preciso. Tre etti di conserva. E un culo di pane. A posto. Datemi qua sto foglietto, via. Allora so, due aringhe, tre etti di conserva e un chilo di pane.
Scusate, sapete, ma non è che ci vedo più tanto bene. Ma non sarà il caso di farvi fare un par d'occhialini nuovi, no? Perché se no una di ste sere va a chiappa che gli date da mangiare a vostro marito. Ed era giusto. Ma qua, qui. Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Oh, guardaci, sei cascato dal letto. Un bicchiere di rosso. Vale la regola di ieri, soldi. Mi fate niente credito, domani deve riporto. Dacino, niente soldi, niente beve. Aria, poretti, qui siamo tutti poretti. E poi lui a dargli retta a beve se chiederebbe il poletti. O questo? Quando ce l'hanno messo? Oh, madonnina! C'è una sete che mi si rivoltica lo stomaco. Io vado a chiedere il piacere. Visto che avete tanti soldi, a me mi serve un ventino solo. Oh, giuro che domani ve ne riporto. E se non siete d'accordo, mi dite di no. Oh. Io lo prendo. Grazie, madonnina. Un bicchiere di rosso. Insomma, donne, non volete comprare niente. Via, fatemi compagnia, andiamo a bere un bicchierotto, che dire? Su. Un po' di pasto, io non bevo mai, ma per non farmi un torto, mezzo bicchiere, eh? Buongiorno, partetano. Un mezzo di rosso al dottore, di mezzi vieni a me. Di quello. Però, lo pigliamo, eh? Madonnina, ho sbagliato i miei conti. Bene, non c'ho più sete. Io ne riprendo un altro. Rosso? Oh, buongiorno, signor Menotti. Ma voi siete il ragazzo che era con noi ieri sera? Sì. Ah, allora vi siete fermati, chiusi, eh? Sì, ma sono solo di passaggio, almeno credo. Però dall'accento vi sembrate di Stefano. Certo, sì. No, non so di Stefano. Ora come io dico. So di Luca. Oh, Luca. Di Luca, sì. E che fate in Belgio? Sono un tecnico di computer. Di che? ho compiuto da poco l'istituto tecnico e ora sono iscritto a ingegneria. Ah, così va meglio. Un futuro ingegnere, splendida professione. Accomodatevi, prego. Grazie. È un piacere per me, anzi, le volevo dire, signor Menotti, che quanto mi sono divertito a sentire i racconti vostri e di Eliseo, quelle storie bellissime. Le storie sono storie, quelle di Eliseo sono tutte cazzate, le mie non ci sono. Dottore! Ma signore, che esce? Dottore, la mia moglie, che è diventato un corpo così. Fermo. No, ha solo mangiato troppe pinesse ieri sera. Aspetta che ti fa una ricetta, non ti muovere. Allora. Guarda. Aspetta, ti muovere. Si è laureato con un prosciutto e una fila di salsicce. Ascolta bene. Gli dai questa cartina. Il mezzo bicchiere d'acqua, va bene? Grazie dottore, arrivederci. Vai che si sente bene. Tanto la vedi, mi piace quella volta, tanto. Farebbe proprio al caso mio. Ma la vedete, sì? È certo che la vedo, lo porto qui apposta, mica lo porto a veglia. Sarei disposto a darvi due lire, va. Mi dispiace, dottor Baldetti, ma tanto non si frega. Meno di 1,80 da qui la porta. Come volete voi? Però me la porto a casa. Vediamo, dopo finito il mercato me la porto a casa subito. Andate tranquilli. Io lavoro come in quest'anno. Giulia, aspettate che vi do una mano. No, ma non vi preoccupate, Massimiliano non è preso, ce la fa benissimo. Vi accompagno almeno, no? Dottore! Questo che rivolgo!
Basiliotto, che ha fatto? Ora che c'è? La pneumonia sta peggio di prima. Ma che gli hai dato a quella donna? Ci sei stato in farmacia? No, io in farmacia non ci sono stato. Io ho fatto fare i pari come hai fatto tu. Ho preso un fogliettino di carta, sono andato giù nella stalla, ho raschiato il muro per fare la polverina e poi ho dato un bicchiere d'acqua alla mimosa. Però sta male lei. Ma io la matita la grattavo. Lascia perdere, gli fa niente. Ascolta me, ora io ti fa un'altra ricetta. Ascolta, e con sta ricetta vai in farmacia, devi andare in farmacia. Ovvio. E fa come ti fa. Ovvio. E va, il farmacista ti darà un prodotto che te lo metti in 6 litri d'acqua, va bene? Ti fai subito un cristere, subito appena arrivi a casa. Poi glielo fai uno oggi pomeriggio e uno stasera, va bene? La pompa ce l'hai? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Mi raccomando, un falso più solito. Va per me. Dottore, scusi. Che c'è? Mi dica la verità. Conviene o non conviene spendere questa donna? Ma niente, se spendo un soldi, ci vuole tanto, si siede tutto il giorno per vedere la mano. Ma si spende da 85 anni. Che fatica per portare sta acqua. Peggio che andare a caccia con voi, Eliseo, so almeno. A proposito, ma ci siete stati a caccia stamani? Ma certo. Sono andato e tornato. Stamani sono andato qua giù a Riello, ero qui di sotto proprio. Il tuo regira, gira, gira, non ho trovato niente manco stamani. Poi sono passato sotto casa del curiere. Intorno al pagliaio c'aveva 3 pollastrelline che ruspavano tranquillo. E secondo voi io devo perdere tempo a dar dietro fagiani che si fanno manco trovare? Ta-tam! Non schioppettate e due lo porta a casa. Solo che non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che stavolta il curillo mi ha visto. Davvero? Che no, ti, cioè, mi sa che mi ha visto perché arriva il curillo. Dove sarà? Dove sarà? Menotti! Menotti! Stavolta mi c'è stato. Vi cercavo perché mi servirebbe vostro aiuto per fare la denuncia della giacenza del vino. Curillo, buongiorno! Però dategli da bere, farmi dare un bicchierottino. Portatemi domattina in ufficio tutti quanti i documenti che avete, che la pratica ve la riempio io personalmente, state tranquilli. Se ne vorrebbero 100 come lui. Sì, così abbiamo 2 polli. Niente, parlavo tra me e me. Curillo, guardate che pollo! Buonasera! Guardate qua, sentite che prodotto! Vado a scenderlo, Scusate un attimo, c'ho da fare! Menotti, ma voi siete cazzo, Nicchiate, nicchiate, ma sta storia dei polli allora è vera! Non si sa! Ma sti lavoretti, no! Le pollai, al buio, di notte! Ma come si fa? Io non ci riuscirei! Caro ragazzo, è tutta una questione di tecnica! Tecnica? E certo! Primo, non fare rumore. Secondo, sta bassi. E poi, una passata di mano rasoterra e ti fa almeno 3 zampe. 3 zampe? Un po' li so sicuri. Ma ora fammi un altro. Scusate! Scarpe vuota? Sì, è rimasta questa. Ah, sì, penso che faccia il caso mio. Belle ste scarpe. C'è un altro numero sotto. Ma l'avete vista la botte lì? La botte? No, mi piace, 10 minuti fa l'ho veduto al Valdetti. Oh, ma che le scarpe me le lasciate? Qui cosa, vero? Aspetta.
c'è stato meno? Menotti, fatto spesa? Stasera c'ho gente a cena. Ma si potrebbe aver gotto parlando, Ci hanno fregato soldi! No, non è possibile, grazie. Ora mi nascondo, voglio vedere proprio chi è stato. Voglio vedere in faccia quel manicoldo. Alla gatta angorda gli crepò il gozzo. Colpi duro sto pollo. Arriva il corriere dello zar. Buongiorno, Sta tavola c'era da portare un potere di vicino dove si va a caccia. Che me la dareste, Romano? O vi pare, notario, o ve la porto via, via, su. E l'avremmo usata, sì. Va pieno, verso un lato. E cave e mette, si passa per il cannello. Si passa per il cannello, si attraversa il fosso e mi fa. O Musone, tanto che ce l'abbiamo sta tavola. Adopravola, mettetela giù, almeno attraversiamo senza bagnarsi. Si fa così fino al mezzogiorno. Poi si ferma e mi fa. Guardate un po', sta tavola ci sarebbe da portarla in quel potere lassù. Io ti scolli, sarà stato 5 chilometri. Si è fatto tardi, poi un altro giorno gliela riporto via. E va bene, su, si va verso giù. Si va verso giù, si cava e mette questa tavola, si è fatto mezzogiorno e mezzo. Io ho sudato fradicio e lui fresco come la rosa. E allora, si arriva sotto casa sua e si affaccia al suo sorello e gli fa: mi, anche oggi ho trovato un coglione che ti ha portato la tavola. Venite, signor De Blasi, su, forza. Dai che siamo quasi arrivati, un ultimo sforzo, dai. Dai. Forza, ecco. Buongiorno, Via, oramai ci siete, portatela laggiù in fondo, dietro a quell'angolo, dai. Laggiù dietro. Forza, grazie. L'ultimo sforzo. Buongiorno, gente. Buongiorno. Visto che Fagiano? Nonnina, stamani beve, non si fa pari. Io però ho più sete. Prendi domani, stai tranquilla. Posa quei soldi che non sei tua! Sta zitto te, che io sto parlando con la tua mamma! Però è un po' disgraziato e poi tanto ormai l'ha bevuti. È meglio che voleva la tentazione, va? Ma sto proprio. Oh, è un guastico, è incancherito, è duro come lei. Ma come l'ha visto me? È duro. Ottimo. Oh, io il collo ce l'ho messo davvero, Sta zitta. È voi, ma... c'era mica il Menotti a giro. Andate via da fuoco. Dottore! Stamane c'ha dolori di stronzo. Ma lo vedete, c'è ancora la pompa. Ma cos'è? Certo, dottore,
mica fatta per la buona donna, capito? Forza, capito? Ma lei? Dottore, mia moglie mi diceva basta, basta, che mi fai scoppiare. E dicevo, basta. E gli ho detto, zitta Rosa, che questa è la dosa. Va a casa, Camillo, andiamo a casa. Guadagnato un po' poco, niente, tutto, andiamo, io vado di agio, aspetta, per oggi la fretta, e più è fatto, sì, sono spazzata, dai, una cenciata, io ci fa un po' di polso, via, su, che dite Giulia? Davvero posso andare? Ma ancora sei qui? Massimiliano, vado a prendermi un attimo a casa, aspettatemi un attimo, vedi dov'è? Ma voglio se lo so dove è entrato! Si poteva mangiare la ricchina. La ricchina dopo la ricchina, picchierozzo di vino. Buonasera! Eccoci, Addio colpa! Addio zia Piuccio! Vai, portami ce l'avete per favore, qua. Le carte. Eccomi! Giacomo di 4, Mi puso la bocca. Un trissettino? Vai. Giù. La porta a bere. Ecco da bere. Ma vengo ci per bianco, Anche te lo porta rosso. Ce l'ho anche bianco, ce l'ho le sacche perugini per uno bianco, mi è già venuta torzione. Niente. 3-3-3-2 e la napoletana cuori. La paralisi da tenaluxe. E questo è il repino più cappottino, fatta calata, già cappotto. Potesse via una palla di paralisi, vediamo qua, guarda un po', guardiamo le carte, sì, al gioco, un cucino, ma fare il culo posto, una salute. Vai, bene, però, Dale, sì, giù. Senti, buono sto vino. Bussa Giacco, bussa! Sì, la testa dal muro, bussa. La napoletana a quadri e una a fiori. Salute, dai che tu. Ora scappo io. Vediamo un po' che viene fuori. Dai. Oh, madonnina io. Se piglia la palla del paralisi, speriamo fitte. Come il seme di Bulugnino, speriamo. E tu e la donna. Capo con la prova. Ma se piano poco, fitta soda, io a buttare su quel forcone. Ma mi sei uscito ma da fiori poi. Ma non è da scappare, le dito le carte, non scappivo. Ma non scappivo. Torzo, tu e le vuoi scappare. Ora Giacco, basta però, Ascolta, sta calmino, Poderami Tony, perché io non è il tuo posto, da me vengo così, per me è come l'abito, capito? Ah, l'abito? Sei l'abito? Allora un colpo a voi e chi ve l'ha cucito? Ascolta, sta calmino perché io tempo del favolare, tutti miei, ma mi fate uscire da sentimenti, no? Che cavolo! Oh, a proposito di cavolo! Sabato mattina ero a Latina, c'è da sbrigare qualche affarino. E mi hanno portato a visita un po' di ieri da quelle parti. Madonna, ma c'è certa bella roba, ma grossa. Ci sono certi cocomeri, così guarda, che ne arrivano bracci, guarda. Finito, bracci. E grano, due volte una persona. Madonna. Ma quelli più grossi di tutti sono i cavoli. I cavoli, enormi, grossi, ma ti dico grossi. Ma quanto saranno stati grossi? Oh, sotto a quello più grosso, lo sai chi ci stava allora? Un gregge di pecore! Che succede? All'improvviso? No, all'improvviso no, è da domenica che me lo porto io. Ero a Roma, in Piazza del Popolo,
Madonna, c'è raccolgato il terai, sono stati una ventina. Pussi, tonfi, tonfi, ma che facevano, che facevano? E cercavano di fare un paiolo grosso così per farci che cavoli che ha trovato. Ma che fa? Paghi solo di mattina, Cristo? Proprio lui ha detto di non darmene più. Ora, possibile che non vi piaccia di andare alle feste? Di andare a ballare con ragazzi della vostra età? Senti, Dea, a me sto tipo di feste non è che mi garbano tanto. Una volta mi ricordo di esserci andata, di aver fatto tardi, ho potuto arrivare con i miei... Insomma, non ci verrei, punto e basta, su. Io sta musica l'ho già sentita. Ma quale musica? Qui, proprio in questo punto. Ma da sto punto io conosco lo spartito e soprattutto conosco le note sbagliate. Non mi rifate, è misterioso, mi fate quasi paura. No, non vi spaventate, Giulia. Sapete, io vi ho ammirato tantissimo per tutto quello che avete detto finora. E se non vi dà fastidio sentirvelo di, ecco, a me piacete così come siete. E non cambierei una virgola del vostro carattere. Non vi ho ancora ringraziato per questa rosa. Fatemi un po' vedere. Avete due orecchini bellissimi. Sono molto belli, vero? Sono molto antichi. Antichi? Sì. Allora? Scommetto che ve l'ha regalati la vostra nonna. E voi come lo sapete? E si chiamava... Giulia! Giulia come me, ora mi rifate paura. No, non vi spaventate, Giulia, via. Ve l'ho detto, queste cose mi vengono così, ma solo quando so con voi. Io vi devo dire una cosa, che è una cosa che non ho mai detto a nessuno. Me la direte domani, voi correte come un treno. Ma che correte? Sì. Giulia, io vi devo dire che... Che ora c'è gente! Barretano, l'ultimo, via! Ma ancora al cinque, ma tu dovresti vergognare, guarda come sei ridotto, cammina, va a casa! Va a casa che ti è meglio, va a casa! Mi hanno detto che è da stamattina che vedono Mattaccino parlare con quella Madonna. Parlare con la Madonna? Sì, parlare con quella lì. Vieni qui, che se ci rifà si fa quattro lì fa, vieni. Buonasera Maria. Siamo due famiglie disgraziate. Te? C'hai un figlio morto in croce. E io un figlio morto in guerra, te piena di grazia e io di vino. Che famiglie disgraziate. Buonanotte Maria. Fa freddino stasera, eh? Entrando. Io vi devo dire quella cosa, via. Quella non posso, ma via, un attimo solo. Che ci vuole un attimo? Che ti devo dire? Sì, sono pazzito. Ma hai fatto impazzito. Io vado fuori di testa se non ti dico questa cosa, ma lo capisci? Massi, non dirla. Non devi correre, ti dico. Ma che correre? Ma come te lo devo far capire? Come te lo devo far capire che quello che sento per te io non l'ho mai sentito per nessun altro? Massi, non dire niente. È ancora un sogno. Un sogno? Un sogno? Sì, e tu così rovineresti tutto. Ma Giulia è più forte di me. Giulia, io ti amo! Ti amo, Giulia! Giulia! Massimiliano! Tira l'orologio della tua... Massimiliano! No, ma ora no! Giulia! Giulia! Massimiliano! Ma dov'è? È da ieri sera che ti si cerca! Mattaccino, Eliseo, so Campanile, non c'è più niente! Quando sei stato, sono tutti in pensiero, anche della città, la Giulia! Ma la colpa è la mia, vedi, che ti ho messo nel capo tutte quelle storie che sulla chiusi di una volta! La chiusi di una volta, il farne tanto,
il Menotti, il... Oh, Mago, gliel'ho detto, vi dico, proprio qui, in questo punto, gliel'ho detto, ce l'ho fatta, gliel'ho detto! Che ha fatto? Gliel'ho detto, vi dico! Ma la colpa è mia, ascoltami bene, so tutte favole, non è vero niente, so tutte favole! Favole? No, non so favole. Lo vede questo? Non leggi. Perché lei non lo guarda con gli occhi della favola. Questo non è un orecchino. Questa è una chiave. Ale, è il tuo. Tutto bene, amico, va, tutto bene. Questa è una chiave che mi hanno dato per aprire una certa cosa. E in più, mi hanno dato anche lo spartito. Quello giusto. E Mago, lei mi raccontava del mio nome, ma non sa che cucina di serra, e mi ha tagliato, era il mio gruppo, ma gruppo, di palco che non ci sono più. Prima di tutti Fulvio Barni e altri tutti altri sono stati l'anima della festa e l'anima del Teatro Popolare Sant'Angelo e stasera erano qui con noi. Dobbiamo fare anche un piccolo applauso ai nostri compagni di scena che non abbiamo più, a Lisa Roso, a Aurelio Zampellini, a Alberto Palestrelli e Marco Barrocco. Alex, e ci hanno dato la